Ciao a tutti, spessissimo mi vengono fatte domande di coppia, perché quando uno di due ha una disabilità arrivano le domande. E oggi sono qua con un ospite speciale che è mio marito Andrea per parlare di disabilità e coppia. No, me lo fanno molto spesso come domanda, ma non ho mai avuto questa paura, né all'inizio, né adesso, né pensando al futuro, quindi no. Non è mai una cosa che mi ha spaventato, non ho mai pensato, mi potrebbe frenare nella vita perché è in carrozzina. No, anzi, sua mamma, ridendomi, ha capito che i viaggi, per dire, sono più io che l'ho portato in giro che lui che ha portato in giro me, in realtà. Mi ricordo questa volta con i miei genitori, in cui abbiamo parlato per la prima volta di questo, e mi hanno praticamente chiesto, ma se è in carrozzina adesso, magari fra 30 anni ci potrebbero essere delle cose che limitano in maniera più importante la vostra vita. Di questo ne sono consapevole, non dico che non, necessariamente non ci saranno, ma sinceramente non mi spaventano. No, ma poi, cioè, anche Andrea invecchierà, nel senso... Non è detto che magari io per ridere gli dico sempre: magari la tecnologia farà ritornare in piedi me e tu rimarrai invece in carrozzina. E magari una volta ci invertiamo i ruoli e ridiamo un po'. Così, no? Si scherza. Guarda, questa cosa in realtà è la domanda più tabù di tutte. Però anche la più gettonata. È la più gettonata, è quella a cui nessuno vuole rispondere. Però sì, sì, io sono un essere sessuato. Anche io. Allora, da parte della persona con disabilità io credo che va rieducato. Cioè, nel senso che le cose cambiano e tu devi rieducarti alla sessualità. Cioè, la prima volta che l'abbiamo fatto è stata un po' come la prima volta. Io sono fortunata, nel senso che nel macro mondo della disabilità, la sensibilità a volte c'è, a volte non c'è, a volte è parziale, e devo essere sincera, sono molto fortunata perché l'ho mantenuta. Però allo stesso tempo l'ho rieducata. Questo è il messaggio secondo me più importante da dare, nel senso che all'inizio la sensibilità non c'era, non era così. Va rieducata e va trovato un nuovo modo di sentire. Dal mio punto di vista non penso cambi tantissimo. Se vogliamo ci sono le stesse paure, le piace, mi piace, come fa, possiamo farlo. Ecco, una cosa che io potrei dire è non farsi frenare troppo da domande tra virgolette nuove, tipo una persona con disabilità, questo piace o si può fare o va bene. Secondo me sono domande tra virgolette normali che si potrebbero fare in qualsiasi coppia. Sì, io dico la cosa più imbarazzante, cioè proprio per farvi un po' ridere, è le gambe. È chiaro che io le gambe non le muovo tanto, e è chiaro che uno dei due deve ricordarsi di tenerle in qualche modo, no? Perché se no cadono dal letto, non è proprio una cosa mia, no, scherzo. Però sì, cioè, proprio nelle cose pratiche è molto più semplice di quello che la gente pensa. Sì. Dovessi dire, direi che è una vita appagante, sessualmente appagante. Dipende da parte. Davvero, sei serio? Non devi proprio dire. In che senso pulire? Nel senso. Io direi che... nessuno dei due, no, risposta no, veloce. No, io passo la scopa, sì. Lavo per terra. Come un robottino che passa la scopa. No, comunque, no, le faccio. Però in cucina in questo periodo sta più lui. Sì. Io stendo. Sì, lui stendo. Ci siamo abbastanza divisi i ruoli. Sì. In realtà, proprio la cosa pratica del lavare per terra, pulire, rassettare è mio. Sì. Il bagno l'ho lasciato a lei. Sì, tranne le cose in alto. Noi in realtà siamo divisi tra alto e basso. Il basso è mio, l'alto è suo. Infatti l'alto è sporco. La cosa bella però è che è sporco ma non lo vede. Quindi posso prendere il mio tempo, lo spolvero quando voglio, tanto non lo vede. Vabbè. Lui. Solitamente io, ma per scelta. Per scelta? Sì, non... Era uno stereotipo patriarcato della società. Non lo so, è... Sì, è vero. È brutto da dire. È brutto da dire, ma è vero. Guido io perché sono uomo. No, lui non beve, quindi non è neanche mai la scusa di dire sai guido io. Quindi tu sei sempre ubriaca, non diciamo, capito? No, sì, io adoro guidare. Sì. Di notte a me non piace tanto perché vedo peggio, sì. Allora ogni tanto guida di lei. Sì. In autostrada io dopo 5 minuti mi viene la biocco, molto spesso guida lei. Nella vita quotidiana più spesso io. Allora, quello che amo di più di Andrea è il fatto che sia, è completamente opposto a me, completamente. E questo per la maggior parte delle persone è un ostacolo,
e lo è stato anche per noi all'inizio, nel senso che noi abbiamo litigato tantissimo, ma ad oggi è l'aspetto più di valore di tutti. E poi mi piace anche la sua praticità e la sua costanza. Io ho tantissime idee, ma ho poca costanza, invece lui non è uno che molla mai, dai nostri viaggi alla relazione di coppia, lui persevera sempre, questa cosa la amo tanto. E poi bello, cioè questo devo dire, è veramente bello. Quello che amo di lei e quello che ho amato dall'inizio è proprio la sua energia, la sua voglia di fare, la sua intraprendenza. Io di sicuro sono uno un po' più costante, però se non mi metti nella direzione giusta rischio in realtà di disperdere la mia costanza un po' altrove, mentre lei ha tante idee che poi io piano piano cerco di mettere in fila. La sua allegria, la sua positività e propositività. Me l'ha anche puntato. Io sono più schematico. Ovviamente un po' vivrai sempre quel dubbio di non sentirti abbastanza, però io credo che davvero bisogna trovare un modo per ricapire di essere belle, perché tutte noi abbiamo un qualche tipo di bellezza e quindi l'unica cosa che possiamo fare è riscoprirci. Siamo noi che ci precludiamo determinate possibilità. Io ad esempio non mettevo i vestiti da una vita e 3 anni fa ho cambiato, ho detto ma perché non devo dare alle mie gambe l'occasione di essere delle belle gambe, e ho iniziato a mettere i vestiti e da lì mi sono resa conto che ero io che non giocavo con quella parte del mio corpo, non erano gli altri a non guardarla. E quindi prima di tutto il mio consiglio è: parti da te stessa, parti da te, scopriti bella e poi pian piano vedrai che in realtà qualcuno ti stava guardando e magari non te ne sei neanche accorta perché te l'hai precluso tu. Io rispondo molto più direttamente e ti guardo lì: secondo me ti sbagli, non è vero e non è detto perché tu hai una disabilità tu non possa piacere. Io personalmente, fra quasi 7 miliardi di persone, ho scelto Giulia, nonostante la sua disabilità, perché mi sono innamorata di lei. Cerca la persona che ami anche tu, fatti amare, mettiti in gioco e secondo me questo non ti precluderà nulla nella vita e nella relazione di coppia. E poi ragazzi, cioè, io capisco che c'è necessità che noi siamo qua a parlarne, però noi non siamo un'eccezione, è pieno di coppie, chiamiamole miste, che si amano proprio perché ognuno ha fatto un passo l'uno verso l'altro. E quindi il messaggio finale secondo me è: tu, donna con disabilità, buttati. E tu, uomo normodotato o non, fai questo passo, perché poi c'è anche l'altra parte, ci sono anche uomini che si innamorano e non sanno come comportarsi. Ed è la cosa invece più naturale al mondo, cioè si fa come si fa con tutti. Quindi buttatevi. Coinciso.